Sono anime un po' fuori posto, sono io alla ricerca di te. E sulle note di Lontano da qui iniziamo questa chiacchierata con Silvia e Mauro, marito e moglie che hanno in comune anche la passione per la musica. Da quanto tempo state insieme e quando avete iniziato a scrivere e registrare brani religiosi? Allora, diciamo, ci siamo conosciuti ad un collegio docenti perché entrambi insegniamo e da subito abbiamo capito che c'era questa passione per la musica condivisa. E poi dopo, ecco, abbiamo incominciato questo percorso nel 2015 quando siamo stati a Međugorje e da lì è iniziato un po' il tutto, ecco. Questo discorso proprio della scrittura e anche della ricerca verso Dio, verso la fede. Quindi lì è stata proprio la svolta. Sì, diciamo che poi nel 2017 ci siamo tornati, nel 2015 la prima volta, nel 2016 ci siamo sposati, nel 2017 ci siamo tornati, poi il tutto è veramente iniziato nel 2020 quando con la nascita di nostro figlio è scattata la scintilla. Cosa è successo nel giorno antecedente alla nascita di vostro figlio? Esatto, lo racconta mia moglie che... Stavamo registrando il brano che lui ha scritto, che si intitola Anima in viaggio, e però io con il pancione ovviamente ero proprio affaticatissima e quindi erano intorno la mezzanotte. Eh sì, eh sì. E abbiamo finito a registrare questo brano, ma ero stanchissima, quindi gli facevo: Mauro, io devo andare a letto perché non riesco più a stare in piedi. E infatti la mattina seguente poi si sono rotte le acque e quindi è nato. Però è stato molto bello perché, a parte il periodo 2020 molto scuro, ma per noi è stato comunque luminoso per la nascita di nostro figlio Michele. E questa, diciamo, canzone che lui ha scritto mi ha accompagnato poi in tutto il percorso, anche in ospedale. E quindi Michele è cresciuto, diciamo, con la melodia. Quindi durante veramente i primi giorni di vita anche del piccolino, la mamma no, gli faceva sentire questa canzone, quindi ecco, è stata una cosa molto bella, molto, sì. un disegno no, che sembrava perfetto. Veramente. Bagnarmi di sole e avrò ancora la forza di amare, ma ho bisogno... E invece Lontano da qui di che cosa parla? Allora, Lontano da qui racconta un percorso interiore, quindi un travaglio, un grido interiore di un'umanità, diciamo, che si sente in balia, no? In questo periodo storico molto particolare, un periodo dove assistiamo a una crisi di valori, e quindi Lontano da qui vuole essere proprio un messaggio diverso, dove la preghiera diventa canto e quindi l'umanità che ritrova la speranza in Dio e con la fede e la luce riesce a superare i limiti del proprio orgoglio e del proprio egoismo. Quindi a febbraio l'abbiamo portato alla seconda edizione del Festival Cristiano a Sanremo e siamo arrivati secondi. Quindi molto soddisfatti. Al di là del risultato, è stata un'esperienza molto bella perché abbiamo conosciuto altri artisti, tutti uniti proprio per questa condivisione, no, sulla fede, sull'evangelizzazione, e quindi ecco, è stata una bellissima esperienza. Lodare Dio attraverso tornato a casa, ho subito scritto un altro brano che si chiama Ti sto cercando, quindi spoileriamo questa news, che il prossimo sarà... avrà questo titolo, e quindi si continua tutto in maniera molto naturale, senza forzature, quindi arriva l'ispirazione e così, e nasce il pezzo. Grazie, intanto continuiamo a sentire Lontano da qui. Dove ho